Dunque, eccoci al quartiere Lantern. Dobbiamo giustamente fare attenzione a tutti quelli che ci vogliono menare. Qui tra l'altro abbiamo un graffito da fare. Se non ricordo male dovrebbe essere su uno di questi piani, non in cima. Ma per giusta causa andiamo a controllare. No, scherzavo, era giustamente qui. L'attacco dei marmocchi. Dunque, con il bianco? Sì, certo, con il bianco iniziamo, ecco qua. Saranno probabilmente due membri del DUP che litigano come se fossero due bambini. Quanto ci fai? Adesso il nero? Sì, il nero, perfetto. Oppure sono due bambini che effettivamente stanno litigando e il giocattolo è il DUP. No, sono attaccati a due gambe. Ok. Tutto tranne quello che ho detto in pratica. Vediamo. Un uomo, un'idea e una bomboletta spray. Ah, è un... mi aspettavo qualcosina di un attimo un pelino più... Però vabbè, dai. Dunque, la nostra missione... Ho sbagliato. È da questa parte, però c'è la... Allora, lì c'è un uomo cattivone di sasso. Preferisco fare subito la missione. Dopo. Ciao. Kaboom. Uno. No, che fa? È volato via. Fermo. Kaboom. Preso. Dov'è l'ultimo? Che tra l'altro l'altra volta abbiamo usato il colpo potenziato, cioè il colpo finale direttamente, e non abbiamo più cariche. Tra l'altro il potere che otterremo in questa zona è ovviamente uno dei migliori di tutto il gioco. E che cavolo. Cioè, oddio, sono tutti buoni. Solo il fumo è un po'... un pelo inferiore agli altri a parer mio. Ma non è brutto. Non è comunque brutto. Allora, la missione, eccola lì. La missione di oggi, perché salti? Il fan, distrugge il centro di comando mobile. Cavolo. Vabbè, andiamo a distruggere il centro di comando mobile. Questo vuol dire che dobbiamo distruggere tutti. Fermo. Vai, prendilo. Ecco fatto. Sei finito. Vieni. Preso. Perfetto, così se ne arrivano altri. Kaboom. Dicevo, se ne arrivano altri perlomeno. Allora, dobbiamo andare là in fondo. Preso, però giustamente non arriverò mai in tempo per fare il triangolo, vero? No, sai che forse... Vieni qua. Vieni, no. Beccati la bomba. Ecco fatto. Sì, usare la bomba è molto comodo. Aveva ragione un ragazzo che mi ha scritto: usala di più. Sì, c'hai ragione. Allora, questo è già lì e credo... Perfetto, non ho dovuto neanche avvicinarmi. Vediamo l'ultimo. L'ultimo è là in fondo. Allora, facciamo la cosa più intelligente al momento. Ecco, fatto. Dovrei aver ucciso l'amicone di sasso. No, è ancora vivo. Ancora per poco. Cretino. Chi ha mai detto che non si può giocare stealth in questo gioco? Ecco qua. Dunque, addio alla torretta. Kaboom. Addio alla torretta letteralmente ora, però prima... Ecco fatto che chiunque ci fosse lì almeno ora non c'è più. Accesso d'aria limitata, ma va... Calmo. Allora, dicevo, distruggiamo questo. Non vedo nulla. Più che altro non vedo neanche nemici. Strano. Ecco qua. Perfetto. 4 distrutti. Ecco qua. Altri 4 distrutti. Dove sei? Vieni qua. Presi. Tutti e due. A posto. Aspetta, dov'è? Dov'è la telecamera? Aspetta. Cretino del... Aspetta.
Nasconditi, via, 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 via. Ah beh, si è arreso, aspetta. Ci penso io a te. Ecco qua. Dov'è la telecamera? Eccoti, ciao. A posto, non dovrebbe arrivare più nessuno ora. No, col cavolo, dove sei? Ecco qua. Preso. Preso in pieno. Ne manca ancora uno, eccolo lì. E addio. Anche all'ultimo. Tirala su, per favore, Delsi. Dai. Ecco qua. Centro di comando mobile. Andato. 2, 1. Kaboom. A posto. Assorbiamo anche un po' di fumo. Comando mobile distrutto, grazie. E prendiamoci anche i frammenti. Ah, che bello tutta la gente che è apparsa adesso. Addio alla telecamera, ecco qua. Ci prendiamo anche questo drone. Ecco fatto. 9 potenziamenti disponibili. Ehi, cretini, lasciatelo in pace. Aspetta che ti aiuto. Ecco fatto. Il fan. Pronto? Delsin Rowe? Sì, chi parla? Sono un tuo grande fan. A proposito di quella tag che hai fatto sul Needle, prendere il controllo. So cosa hai intenzione di fare e voglio aiutarti nella tua missione per dare il potere a chi... Certo! Della... E quindi? Perché ci tieni così tanto a lui o a lei? Voglio solo stringergli o stringerle la mano. D'accordo. Ho sentito il DUP che diceva di portare tutti i conduit sospetti che avevano catturato in questa struttura di detenzione in centro. Il convoglio dovrebbe passare dal quartiere Lantern attraverso il cavalcavia I-90. Ok, per caso sai se una di queste persone ha veri poteri? Oh, sì, certamente. Assolutamente sì. Ah, grazie. Scusa, come hai detto che ti chiami? Non l'ho detto! Eugene. È un nome del cavolo, lo so. Ehi, mia madre ha preso il nome d'Elsin da un vecchio western. Era uno dei cowboy. Vabbè, oh, meglio che nulla, eh. Dunque, andiamo a prendere il convoglio. Vorrei però avere già il potenziamento del coso infinito, cavolo. Dove dobbiamo andare? Ehi, Eugene, mi è venuta un'idea. Potremmo inclinare leggermente la strada, magari rimuovendo i sostegni sotto il cavalcavia. Non potresti direttamente farlo saltare? No, non posso rischiare di uccidere il conduit che sto cercando. Beh, taglierò i supporti, così i camion faranno abbassare il cavalcavia creando un blocco stradale immediato. Vabbè, dai. È per questo che sono un tuo grande fan. Vorrei poter essere lì per assistere alla scena. Vieni allora, basta che non ti avvicini troppo. Quando nei conduit lavoriamo, è meglio che voi mortali rimaniate a distanza di sicurezza. Ok, sì, bene, sai, ripensandoci credo che resterò a casa. Bravo ragazzo. Trovo qualcos'altro sul convoglio. Andiamo? Eugene, quando arriva il convoglio? Credo stasera, ma non lo so con sicurezza. Sei ancora al cavalcavia? Sì, sono qui. Sto facendo amicizia coi locali. Ma non sembra esserci traffico in cima. Beh, perché i DUP l'hanno... Sì, insomma, l'hanno chiuso al pubblico. Hai finito con i supporti? Sì, già da un po' in realtà. Ora vado di sopra per prepararmi ad affrontare i DUP. Forse avrei dovuto tenere il fumo. Non avrei dovuto prendere il neon. Beh, in realtà è meglio usarli tutti e due. Chissà cosa sta giocando, tra l'altro. Diavolo. State da clunch. So che ragazzi. Ma dai! Eugene, rispondi, che devo cercare in questo convoglio? Non lo so. Stanno trasportando parecchi prigionieri, quindi dovresti cercare degli altri. Wow, cos'è stato? Elicotteri, e parecchi. Non penso mi vedano in mezzo alla nebbia. Allora, calmi un attimo. Ma perché non ho più il potenziamento? Dai, cavolo. Allora, aspetta. Ce l'ha il fumo questo? No, fantastico. E allora? Ma che fa questo? Stava girando su se stesso. Che succede? Che è? Vabbè, dai, l'importante
Perché non mi consegnate i prigionieri senza fare resistenza? Che succede? Ehi! Ne ho abbattuto uno, non so come ho fatto, ma ci sono riuscito. In realtà non sei stato tu. Ecco qua. No, di nuovo! Bastardo, dove sei? Vieni qui! Preso! Dormi! Evitiamoli tutti! Dove sono? Non vedo! C'è troppa nebbia! C'è troppa nebbia! Assorbi il fumo, assorbi il fumo! Ecco fatto! Beccati questo! Vai! L'ho mancatissimo! Aspetta, aspetta, il fumo! Vai! Becca! E porta a casa! Vieni qui! Dov'è? Dove è andato? Kaboom! Questo è fuggito, bravissimo! Vieni, no, 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 perfetto! Dove sei? Cretino del cazzo! Dove vai? Non vedo! Ah, smettila di fuggire! Maledetto! Ti giuro non lo sopporto! Dove sono? Dove sono? Che è? Ma porca... Oh, e che cacchio! Maledetto! Che hai visto? Ecco che cosa ha visto. Tutto bene? Non credo. Gli autobus sono passati da un pezzo. Sai dove andavano? No, ci sono trasmissioni radio in tutta la zona. Ma non capisco dove siano diretti. Aspetta, sei sulla frequenza radio del DUP. Ma come hai fatto? Grazie a un'app per cellulari di mia invenzione. Ti ho mandato il link. Ok, ricevuto, ma come funziona? È un rilevatore di segnali. Permette di ascoltare le comunicazioni del DUP. Ma la cosa più interessante è che si usa anche per localizzare la direzione da cui proviene il segnale. Però... Ottimo! Muoio proprio dalla voglia di provarlo. Nessun segnale raggiunge una posizione elevata. Questa è abbastanza elevata? Eccoci qua. Allora, assorbiamo il fumo. E rintracciamo il segnale. Un'imboscata. Era Ro. Siamo fuggiti con il carico, ma abbiamo perso il contatto con gli altri. Ehi, Eugene, ricevo qualcosa. Te l'avevo detto. Dobbiamo andare più in alto. Allora, da qui dobbiamo andare da quella parte. Abbiamo perso anche dei blindati e un paio di elicotteri, ma non credo sia stato lui. Forse c'è. Forse c'è, non sappiamo che cosa, perché ci dobbiamo muovere anche noi. Ecco fatto. Allora, aspetta che vado ancora più in alto, tanto credo che siamo arrivati. Vedo un grande convoglio di gente. Eccoci qua. Qualunque cosa fosse, deve essere ancora lassù. Non avevo mai sentito una cosa del genere prima d'ora. Eccoli lì, infatti. Dobbiamo mandare subito dei rinforzi pesanti. Rinforzi pesanti che arriveranno esattamente quando arrivo io. Kadaboom! Aspetta. Vieni, prendilo. A posto. Vai. Cerchiamo di prenderne un buon numero, per favore, Delsin. Che strana ripresa. Kaboom. Ottimo. Lanciali contro altro cemento, vanno ancora giù. Assorbiamo il fumo. Ed eccoci arrivati. L'abbiamo praticamente fatta subito. Cosa... Dove più che altro devo muovermi? Qua? Sì. Dai però. Delsin? Oh, qualcuno deve avermi preceduto. Qualcuno con un potere... alquanto particolare. Mi spiace, orca troia. Ma ho altri impegni. Sconfiggi gli agenti del DUP, ma va? Allora. Preso? Ah, ma siete due!
Porca miseria. Bastardo. Preso? Morto? Sì che è morto. Ho trovato il primo autobus, ma è vuoto. Ce n'erano tre sul cavalcavia, dunque ne mancano ancora due. E a me servirebbe... Sei ancora lì? Dicevo, a me servirebbe... Voglio il primo contrattempo. Bel fan che sei. Dicevo, a me servirebbe caricarmi di nuovo l'attacco finale. Almeno, se ne arrivano altri, li troviamo subito. Di qua. Ci serve aiuto! Ce ne sono troppi! Sono ovunque! Ovunque! Chissà di che cosa sta parlando. Allora, a proposito di nebbia, fammi assorbire un po' di neon, che forse è più facile muoversi. E infatti, guarda lì, che cosa c'è? Un altro di quei segnali mega luminosi. E c'è già il DUP morto, quindi... E anche la gente messa qui che si beve il caffè, ma perché sì tanto, voglio dire. Cosa devo... Questo? Sì, il segnale è qui, Delsin. Bravo. Ispeziona l'autobus. Le cose non stanno andando come speravo. Devo trovare l'ultimo autobus prima di chiunque abbia fatto questo. E chissà chi è. Dove dobbiamo andare? Ce ne sono diversi! Da quella parte. Siamo un pelo lontani, mezzo chilometro. Sto rispondendo al fuoco. Da quella parte. Gli attacchi provengono dall'alto, sopra di noi. Chissà come mai, vero? Oh, ma guarda, è apparso qualcosa nel mentre che ci siamo avvicinati, eh. Chissà che cosa siete voi, eh. Poi sono andato a cacciare. Beccatevi la bomba di fumo. Aspetta, aspetta, aspetta che arrivo. Preso. Però sono verdi, chissà, magari sono alleati. Preso. 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 No, ne avevo preso uno. Dov'è? Vieni qui. Preso. Me ne manca uno solo. Vieni. Preso. A posto. Tanto ormai non manca più nessuno. Cioè ne mancano due. Beh, in realtà non è vero. Aspetta che mi posiziono. E via. Scatapum. Sto sorrisino sempre smorfietto. Kaboom. Ne manca ancora qualcuno. Come siete sopravvissuti? Capiamoci. Bastardo? È vivo? Ancora? Per poco, mi sa, eh. Esatto. Angeli. È uno scherzo, vero? No, no. Significa o che uno dei fuggiaschi può generare angeli, o che sto dando la caccia a Dio. Nel secondo caso non ho molte speranze. Eh beh, quello è vero. Il fan completato. Madonna mia, quanta gente. Ehi, Darcy. Hanno trovato uno dei giubbotti indossati dai DUP sospetti allo Hingey Market. Il proprietario potrebbe essere ancora lì. È pieno di nascondigli. Ah, grazie del consiglio. Ma dove ti eri cacciato prima? Ehi, forse ai conduit non serve andare in bagno, ma noi comuni mortali sì. E dove hai ottenuto queste informazioni su ciò che succede? Nel quartiere Lantern i muri hanno occhi e orecchie. Sono molto sottili. Sembrano amici potenti. Difficile immaginare di meglio. Squisito.